tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare la recensione di alcuni prodotti che ho trovato all'interno del calendario dell'avvento di Bottega Verde. Se ricordate, io avevo acquistato due calendari dell'avvento, uno Bottega Verde e uno Essence. In questi mesi ho avuto modo di provare, di testare questi prodotti e adesso volevo fare la recensione. Quindi parto con i prodotti del calendario Bottega Verde e poi farò un altro video sui prodotti del calendario Essence. Io ne ho, diciamo, selezionati solo 5 perché comunque sono tutti prodotti che mi sono piaciuti, magari qualcuno di più, qualcuno di meno, però tutti prodotti buoni perché comunque Bottega Verde è una buona linea dei prodotti che sono validi. Però io ne ho selezionati solo 5 perché volevo parlarvi di quelli che io ho preferito in assoluto. Quindi parto subito con il primo prodotto che è la crema corpo vaniglia nera. Questa mi è piaciuta moltissimo, non soltanto per la sua capacità di lasciare la mia pelle idratata, morbida e vellutata, ma soprattutto per la sua essenza. A me piace tantissimo il profumo, quindi la linea in generale, la vaniglia nera mi piace tantissimo, quindi il profumo che lascia sulla mia pelle veramente mi è piaciuto tantissimo, quindi questa crema corpo io l'ho apprezzata molto e inoltre, come vi dicevo, sulla mia pelle che è molto secca è stata capace di lasciare comunque molta morbidezza, sentivo la pelle molto vellutata, quindi ha fatto anche benissimo il suo lavoro. Per restare in tema, vi faccio vedere anche il bagno doccia vaniglia nera, che è sempre un bagno doccia appunto di quella linea e mi è piaciuto tantissimo anche questo, soprattutto per la profumazione che lascia sulla pelle. Quindi sicuramente è un bagno doccia che lascia la pelle morbida e vellutata, ma soprattutto a me piace il profumo. Io ho pensato di comprarmi la versione, diciamo, un pochino più grande, quindi sto utilizzando quella e questo l'ho lasciato qui all'interno del suo barattolino da viaggio, proprio perché ho pensato di utilizzarlo poi durante i miei viaggi. Con questo formato effettivamente molto comodo, soprattutto se dovessi prendere un aereo, perché mi sembra siano proprio 50 ml, quindi la dimensione che si può portare in aereo. E io ho pensato di lasciarlo così, però ho provato, diciamo, la versione più grande e mi è piaciuto moltissimo. Un altro prodotto che mi ha stupito, che non avevo mai utilizzato, è la base trucco illuminante perlescente. Questa ve l'ho fatta vedere anche in un altro video, mi sembra quel video in cui parlavo dei prodotti preferiti di make-up. Comunque ve lo lascio linkato nelle schede perché non ricordo il titolo esatto di quel video, ve lo lascio comunque qua. E devo dire che sono rimasta molto sorpresa. Io non l'avevo mai utilizzata questa base trucco di Bottega Verde e pensavo che non fosse un granché. Invece devo dire che è capace di dare alla pelle molta molta luminosità, quindi usata sotto il trucco dà quella luce che comunque consente poi di mantenere il viso fresco e diciamo dall'aspetto sano, tra virgolette. Quindi mi è piaciuta moltissimo anche questa ed è una di quelle cose che sicuramente poi andrò a ricomprare, quindi anche questa devo dire che l'ho apprezzata moltissimo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il mascara Extra Black, mascara volume Extra Black. Questo, la dimensione è piccolina perché nel calendario dell'avvento comunque c'era questa versione più piccola. Ma è un mascara che sicuramente fa benissimo il suo lavoro perché dona alle ciglia molta voluminosità e lascia lo sguardo più intenso. Anche se devo dire che se voi seguite il mio canale sicuramente saprete che io non amo i mascara che non sono waterproof. Questo non lo è, quindi sicuramente non rientra nelle mie preferenze. Però io, siccome volevo fare questo video e volevo testare i prodotti del calendario dell'avvento Bottega Verde, ho pensato di utilizzarlo per qualche giorno e di vedere come mi ci sarei trovata. E devo dire che anche se non è waterproof, comunque è rimasto sulle ciglia senza colare, ha fatto comunque un buon lavoro di tenuta, quindi sicuramente è una recensione positiva quella di questo mascara. Io poi continuerò ad utilizzare i miei soliti waterproof perché mi trovo bene con quelli. Però devo dire che in mancanza del mio mascara preferito, sicuramente questo può essere una buona soluzione, una buona alternativa.
L'ultimo prodotto che vi faccio vedere è semplicemente uno smalto, quindi uno smaltino molto piccolo, come vedete è questo qua molto molto piccolo. Vi faccio vedere la colorazione che è questa, è una specie di bronzo dorato, vedete? Spero che lo vediate abbastanza bene. Questo ovviamente, essendo nel calendario dell'avvento, è un colore che forse è più adatto nel periodo di Natale, sicuramente piuttosto che in questo periodo. Però comunque è un colore che io ho trovato abbastanza originale, che ho portato abbastanza spesso quando potevo, perché sapete che ho avuto un problema con le unghie, quindi lo smalto ho potuto metterlo veramente poco quest'inverno, ma quelle poche volte che ho deciso di provare a metterlo, ho utilizzato questo colore e devo dire che mi sono trovata veramente molto bene. Mi è piaciuto anche come tenuta, ha comunque non una tenuta lunghissima, però diciamo che rispetto ad altri smalti, qualche giorno di più sull'unghia sono riuscita a tenerlo. Quindi sicuramente un buono smalto. Quindi anche questo un prodotto top. Questi erano i 5 prodotti che io ho apprezzato di più del calendario Bottega Verde. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete acquistato questo calendario, se ci sono altri prodotti che magari io non ho nominato che vi sono piaciuti. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.